Dispiace non essere collegata in diretta con voi, sono in consiglio comunale, ma ci tenevo tanto a farvi un saluto. È un grande orgoglio che anche quest'anno, in un anno così complesso, il nostro premio letterario Città di Sarzana vada avanti con tantissimi autori da tutta Italia e non solo, e con tanti magnifici premi. Grazie, un grazie particolare, devo farlo, a una donna straordinaria, tenace, coraggiosa, che nonostante tutto non si è fermata e lancia a tutti un grande messaggio di speranza. Susanna Musetti, brava, grazie, torneranno le serate sotto le stelle di questo premio, hai dato una prova di grande coraggio e Sarzana è con te. In bocca al lupo a tutti i partecipanti. Mi sentite? Sì, vi sento benissimo. Ecco, perfetto. Stavamo dicendo che tu sei una veterana del nostro premio, hai avuto riconoscimenti plurimi negli anni scorsi e hai fatto parte anche della nostra giuria per un anno. Sì. Ora veniamo alla silloge che hai presentato. Una silloge molto significativa, a mio avviso, e io ti entro subito nell'argomento per una recensione che fa onore a queste cinque composizioni. Cinque composizioni proposte in sequenza temporale scandiscono la pena affannosa di un abbandono senza ritorno.
vagano i pensieri orfani d'approdo, certo, sicuro. Fiacca l'odiosa e cruda presenza di atropo, destano e annullano le insignificanti risposte del vestito nudo della morte che ripete il macabro rituale da padre a padre. Versi misurati, essenziali, quelli di Maddalena Leali, esperta nell'espandere pathos. Nella prima composizione, quella del 23 luglio 2019, Hai vestito la nudità, nel climax del sofferto distacco, Maddalena Leali si abbandona all'ira e invoca la fine del cosmo, delle magnifiche sorti e progressive, dell'inutile filosofare. Ma se non è possibile trattenere l'amato, novella Euridice per Orfeo. La poetessa si volge a colpire la bellezza della sua anima, quella dell'amato, fatta d'avorio e ali di farfalla. Questi simbolismi frequenti e delicati sono pervasi di intense vibrazioni e imprimono ai versi note auliche, sapienti e raffinate, che si ammantano dei colori delle stagioni nel loro perenne volgere. Se disperata scrive a me, non rimane che abbracciare alberi secchi, colpiti da fulmini e soffocati da erbe parassite. Il suo sguardo si posa anche sui rami potati di rose e vigne, dove lucide gemme stanno d'apertura imminente. Ed anche in Maddalena Leali l'apertura si aperta, è imminente, a gradi si percepisce. Protetta in raccolte conchiglie, resta la sinfonia e il calore dei ricordi, mentre la diafana presenza dello sposo è attesa, ricercata nella casa condivisa, nella natura circostante, nella voce di notturni silenzi o laggiù, verso la marina lontana. Una senza presenza, un sentiero del dialogo non spento, rasserena lo spirito fiero e pugnace di Maddalena Leali, poetessa di nuovo protesa alla vita e alla speranza. Questo io ho percepito dalle tue composizioni. Poi ascolteremo dall'attore l'interpretazione che sarà più pregnante, oppure la possiamo ascoltare subito e poi Maddalena commenti. Come volete voi, io sai che... Ma sì, ascoltiamo la poesia, sì. Hai vestito la nudità della morte. È come già un tempo per i nostri padri. Non posso difendere la tua esistenza. Vorrei la distruzione della storia con i suoi piccoli grandi eventi in misura dell'incedere di civiltà, spazzar via dal cielo astri da guardare, divine origini di pensieri inquieti, sempre incerte, magre filosofie. Hai voluto vestire la nudità della morte come un giorno il padre mio, come ogni uomo nascendo nudo smania d'essere nell'ora del respiro ultimo. Che potrei fare per trattenerti qui, per rivestirti di vita,
e di colore, sconfiggendo questo tempo inesistente. La bellezza dell'anima si prolunga, ti invade il corpo, si riflette negli occhi e la luce si fa. Intensa armonia, potente. Bella creatura dallo sguardo indifferente. Perdi il tuo slancio, tu, in un piccolo soffio consenziente. Resti vocazione, opere incompiute. Qui la vita ti restituisce esile l'ultimo sussulto della tua anima, fatta d'avorio e ali di farfalla. Bravissimo, grazie. Una poesia, un testo strepitoso. Complimenti, strepitoso. Grazie. Io vorrei dire una cosa ai telespettatori, che Maddalena ha vinto per meritocrazia e non perché la conosciamo da anni e non perché è stata un membro di giuria. Questo si è ben chiaro. E la poesia ne è stato un esempio. Comunque. Strepitoso. Grazie Maddalena. Grazie a voi e ho sentito questo ultimo attimo di silenzio come necessario, ho sentito, mi sto controllando perché, scusatemi, purtroppo il dolore è ancora molto molto profondo e sentire il mio pensiero che è stato scritto esattamente 30 giorni dopo la morte di mio marito, sentirlo così oggettivamente al di fuori di me è detto bene, ecco, con una, non parliamo di interpretazione, parliamo del fatto che lei ha fatto sua questi pensieri, ha fatto suoi questi pensieri e sua questa interpretazione. Grazie. E quindi mi ha profondamente toccato, ecco. Ribadisco quello che ha detto prima Marisa, che fondamentalmente io sono una persona che ama in maniera molto profonda la vita e in tutte le poesie, forse in questa ancora no perché non ce la facevo ancora, c'è sempre lo spunto del ricordo inteso non come nostalgia, non come rimpianto, ma come humus per costruire un nuovo presente e un nuovo futuro. Ecco, questo credo che sia chiaro come ha colto Marisa. E niente, io vado avanti per quel che posso e come posso. Serenamente devo dire, a volte mi vengono dei momenti inaspettati, non so mai quando mi basta nulla, è un po' come il discorso del desiderio, no? Che salta fuori in qualsiasi momento, il dolore è lo stesso, ogni tanto fa la sua apparizione, ti strazia come se fosse dotato di unghie reali, però nell'insieme insomma sto andando avanti, sto lavorando, sto scrivendo e tutto sommato sono contenta perché questo amore ha lasciato intorno a me tanta di quell'arte che mi spinge a vivere e ad avere ed essere certa di aver vissuto una vita bellissima, cosa che forse tutti non possono dire. Ecco, io per quanto mi riguarda ho finito. grazie davvero. Questo è il nostro premio simbolico e la recitazione di Andrea è stato un mio regalo, Maddalena. Grazie, è stato un regalo veramente bellissimo, mi ha proprio toccato profondamente e spero di conoscerlo, spero un domani di poter stringerci le mani e guardarci diritto negli occhi, quelli veri.
Ci troviamo. Partecipa al corso di iniziazione il 10 gennaio, partirà il corso di iniziazione su tutti i nostri social, però privato per i soci. Inviate, scrivete qua sotto, chi è interessato può scriverlo e invieremo il link. Va bene. Marisa, grazie. Hai da aggiungere altro? Possiamo andare avanti? No, perché voglio dire, l'interpretazione, io quello che dovevo dire l'ho detto e l'ho detto diciamo attraverso una lettura attenta, naturalmente con la mia interpretazione che spero sia stata convincente, però poi l'interpretazione dell'attore ha fatto una parte estremamente importante, perché appunto è il capire il testo e il trasferirlo nell'uditore anche, che riesce quindi a penetrare nel profondo. E se Maddalena si è commossa, mi aveva promesso che non avrebbe pianto, si è invece commossa, significa che veramente... Ma ho le lacrime, ci sono le lacrime, si sono fermate tra le ciglia, come dice sempre. Ecco, l'importante è questo, perché sei una donna che sei piena, sei circondata di arte, perché tuo marito era un pittore molto bravo, hai sempre vissuto di cultura e quindi questo ti rincuora, ti dà una carica in più, ecco, hai questo rifugio, se vogliamo, no? Ringrazio anche te, Marisa, perché sei entrata veramente negli angolini più reconditi di quelle cinque composizioni. Ci conosciamo ormai bene, ma tu hai una capacità di andare oltre anche le parole, capire quello che sta dietro le parole che scrivo, ecco, perché lo sai il concetto che ho io della parola, no? Che è sempre un mondo che via via è qualcosa di vivo, che si allarga, come diceva Tonino Guerra, la parola è quella cosina che quando la senti ti allarga un mondo, ecco, e tu l'hai capito, insomma, questo mondo. E la Susanna non dice niente, ma l'ha capito anche lei, lo so io che ha capito. Susanna. No, perché stasera ti deve presentare Maria, abbiamo le tempistiche, quindi per non per rispettarle ci siamo divisi i punti. Ciao. Ciao, grazie a tutti. Complimenti a tutti. Grazie. Ciao. Terzo.